Sedao sam kući pijan i slušao Panteru. Kad je vidim preko puta na njenom soliteru, obasjana mesečinom, prostirala je gaće, pa mi pade na pamet da možda meni daće. Il mio incontro con la grande fabbrica avviene nel 1969, cioè in pieno autunno caldo. Da un anno e mezzo, io frequentavo un circolo culturale a Sesto San Giovanni legato al Partito Comunista, che era anche un ricettacolo di tutte le minoranze, le deviazioni non ortodosse. C'erano marxisti, leninisti, trotskisti, esponenti di Falce Martello, ma soprattutto era la caratteristica fondamentale, era frequentato da esponenti della cosiddetta sinistra sindacale, in particolare personaggi anche abbastanza mitici della classe operaia di Sesto e dintorni, compreso la Pirelli. Per esempio c'era Renzo Barricelli, che era un grande sindacalista della Bicocca, e altri soprattutto della sinistra sindacale di allora, della FIOM. E poi era frequentato da un personaggio che era il più carismatico, il più importante, che a rigore non può essere classificato come appartenente a una sinistra sindacale, perché è rimasto tutta la sua vita fondamentalmente su posizioni ufficiali, ma che appunto era un personaggio di grande carisma, che era Antonio Pizzinato. E Pizzinato e Barricelli mi presero anche, diciamo, in simpatia politica, e furono loro che insomma in qualche modo mi buttarono in fabbrica. Mi buttarono perché mi fecero assumere perché svolgessi poi attività appunto sindacale, dopo avermi fatto un paio di veloci corsi di sindacalizzazione nelle imprese, cioè le imprese di manutenzione, che erano imprese esterne, che però fornivano quote molto rilevanti di operai addetti appunto alle manutenzioni ordinarie o straordinarie delle grandi fabbriche di Sesto, cioè fondamentalmente tutte le fabbriche del gruppo Breda e tutte le fabbriche del gruppo Falck, oltre che anche per esempio la Pirelli. Il motivo era che rispetto ai processi accelerati di sindacalizzazione, di crescita sindacale, politica della classe operaia regolare, occupata nelle grandi fabbriche, le imprese avevano un bassissimo tasso di sindacalizzazione e rappresentavano quindi un elemento di debolezza nello scacchiere generale della classe operaia sestese. I motivi sono molti, cioè intanto erano anche per certi versi privilegiati, perché a fronte sicuramente di uno sfruttamento intensivo, di condizioni di lavoro peggiori di quella della classe operaia regolare, delle grandi fabbriche, però erano sicuramente intanto pagati meglio, avevano un orario di lavoro lungo, facevano una botta di straordinari, mediamente ciascun operaio faceva almeno 10 ore al giorno, ma era comune che la gente ne facesse 14 o 12, perché faceva per esempio per aggirare le norme e i controlli un turno di 6 ore in una fabbrica, poi alla Breda, e un turno di 6 ore poi magari alla Falck. Quindi poi c'era il lavoro festivo, perché tutte le domeniche c'era la manutenzione ordinaria, poniamo ai laminatoi, al laminatoio della Breda siderurgica, e lì entravano frotte di operai delle imprese per fare questo tipo di manutenzione. Quindi se tu consideri le paghe più alte, gli straordinari, il lavoro domenicale, questi erano in una situazione relativamente
assolutamente integrata, cioè quindi poco sindacalizzata, oppure sin da quando c'era il sindacato era la CISL, ancora nel 1974 quando facevamo un'irruzione alla sede della CISL di Sesto asportando come il classificatore insomma con le schede di tutti gli iscritti, la stragrande maggioranza erano per esempio operai della Brera, in cui la CISL svolgeva fondamentalmente un ruolo di sindacato giallo, di sindacato collaborazionista. Quindi c'era un interesse di cercare di avviare un processo di sindacalizzazione anche all'interno di queste imprese. Peraltro questa operazione della mia assunzione era resa facilitata dal fatto che a Sesto esistevano alcune imprese, un paio in particolare, che erano in qualche modo emanazione diretta del Partito Comunista e Sindacato, perché erano state fondate da ex partigiani e soprattutto da alcuni operai di elevato livello di professionalità che erano stati espulsi e cacciati dalle fabbriche negli anni 50 e che si erano quindi riciclati con l'aiuto del partito del sindacato in piccoli imprenditori e avevano messo su, dato vita a questo tipo di imprese. Quindi attraverso un'assunzione guidata in una di queste imprese ho cominciato a iniziare a entrare in queste grandi fabbriche nel 69. In generale posso dire che favorito dal clima complessivo di sviluppo, di crescita e di coscienza delle lotte operaie, anche le imprese piano piano hanno cominciato a modificare alcuni caratteri, partecipare alle lotte e via dicendo, anche se momenti, esperienze di comiraggio erano abbastanza reiterati. Tra l'altro mi ricordo in particolare una volta, questo però non era nel contratto del 69 ma nel 70 in un'altra lotta interna alla Pirelli, mi ricordo che del personale delle imprese era serragliato a fare il comiraggio in una officina di manutenzione, io e altri giovani ragazzi siamo andati con le saldatrici e praticamente li abbiamo saldati e chiusi dentro quell'officina lì, e questo è stato il motivo per cui poi la Pirelli mi ha cacciato e ha detto alla mia impresa che ero totalmente indesiderabile, che non avrei mai potuto mettere i piedi dentro in Pirelli, quindi ho continuato alla Falke o alla Breda. Ma in generale il 69, per come è nella mia memoria, fu un grande movimento le cui caratteristiche secondo me sono che la classe operaia per la prima volta si riconosceva come grande soggetto collettivo, peraltro in grado anche di allineare, diciamo, sulla propria prospettiva anche altri settori sociali, conquistare un ruolo rilevante di protagonismo sociale e esteso anche poi progressivamente sul territorio, perché ricordo successivamente quando hanno iniziato sono stati costituiti i consigli di fabbrica, il fatto che i delegati delle grandi fabbriche che risiedevano, poniamo, nelle zone da Bergamasca, da Brianza, eccetera, venivano a costituire un'autorità sociale nel territorio, affiancando, per dire, il sindaco, il parroco come persone eminenti a cui si andava anche a chiedere consiglio su vicende spesso addirittura che esulavano dalle lotte operaie o da altri gusti. Diventavano fondamentalmente proprio un'autorità sociale riconosciuta. Non ho ricordo francamente che ci fosse una coscienza rivoluzionaria, cioè che il potere fosse all'ordine del giorno nell'immaginario collettivo operaio nel 1969. Infatti su questa cosa peraltro io ho sempre abbastanza dissentito da un'interpretazione operaista. Vero che comunque alcune cose furono già presenti e di grande anticipazione sul piano dell'autonomia, cioè per esempio non solo sulle forme di lotta
che cominciavano ad assumere alcune caratteristiche più radicali di quelle tradizionali della classe operaia, ma anche alcuni contenuti sicuramente erano assolutamente d'avanguardia rispetto alle concezioni sindacali tradizionali. Mi viene in mente per esempio l'egualitarismo, che comincia assolutamente lì e che è un tema fondamentale, perché viene a stabilire un concetto di comunità operaia che si definisce in maniera egualitaria sulla base dei comportamenti e delle relazioni che si costruiscono nella lotta e non più secondo il profilo professionale o secondo appunto la collocazione all'interno del processo produttivo. Precedentemente i capi operai in fabbrica coincidevano anche con le figure professionali più evolute. Da quel momento in poi le cose cominciano a cambiare. Certo, cambiano perché cambia la composizione generale, perché già nel 69 è avvenuta l'irruzione abbastanza massiccia di un nuovo tipo di classe operaia, quello che comunemente viene definito operaio massa e che comincia ad avere un ruolo preponderante sul piano non solo quantitativo ma sul piano soprattutto qualitativo, sul piano delle lotte, e che induce anche qui altri elementi di novità. Per esempio la classe operaia professionale aveva una relativa attenzione ad alcuni aspetti della condizione operaia generale, poniamo la nocività. C'era un tipo di orgoglio operaio che sfociava a volte quasi nell'eroismo, per cui non è solo vero quello che si diceva che i sindacati monetizzano la salute, è che proprio un certo tipo di classe operaia aveva una sensibilità profondamente diversa su questi temi, perché riguardava anche, cioè, la concezione della vita. Nel senso che per loro la fabbrica, il lavoro, l'orgoglio lavorativo, la capacità di fare bene il proprio lavoro, al limite di saperlo fare meglio dei capi o del padrone, dell'ingegnere, era l'elemento determinante e qualificante della loro esistenza, proprio sul piano esistenziale. Per l'operaio masso la vita in fabbrica coincideva con la lotta, con l'esperienza di lotta, con le relazioni che si costruivano di lotta, ma poi la vera vita cominciava fuori, quando finiva l'orario di lavoro, per cui c'era un problema di uscirci finito l'orario di lavoro anche meno stanchi possibile, per poter fare tutta un'altra serie di esperienze e di cose che non fossero solo quelle di fabbrica. Parlando delle modificazioni e composizioni di classe, bisogna mettere in rilievo secondo me anche un'altra cosa, oltre a quella ultranota, sempre detta e ripetuta, dell'operaio massa, e cioè il processo di scolarizzazione e il fatto che in fabbrica, in generale, a prescindere dalla fabbrica, in quegli anni c'erano dei numeri impressionanti di lavoratori studenti, di operai che studiavano alle serali e che tornavano in fabbrica non solo con delle quindi conoscenze professionali più elevate, ma con un grado culturale più avanzato e con un livello di politicizzazione più avanzato, perché il movimento degli studenti lavoratori, degli studenti serali, credo fu più importante e qualitativamente ma anche quantitativamente del movimento degli studenti medi normali, insomma, dei diurni. Questo significò una classe operaia, quindi con una parte di classe operaia con queste caratteristiche, e l'introduzione anche in fabbrica di tecnici che provenivano da questa esperienza di lotta, di dibattito politico generale nelle scuole serali, perché in moltissime fabbriche, per esempio poniamo la Pirelli, la Teletra, accanto all'operaio massa, cioè alla massa operaia
che l'Ottave faceva, va tenuto conto che molto spesso le avanguardie erano tecnici che provenivano da questo tipo di percorso. Sicuramente il dato più rilevante sul piano dei comportamenti generali era il cosiddetto operaio massa. Questo, però, per dire che le modificazioni che venivano dentro le fabbriche erano molteplici e diverse, non è riducibile solamente a quel dato. Il 69 fu questa cosa fondamentalmente, grande protagonismo operaio, riconoscersi come soggetto capace di modificare i rapporti di forza non solo dentro la fabbrica ma anche all'esterno, e introduzione di alcuni concetti che saranno poi, diciamo, portati come conseguenze successivamente. Però già alcune tratti erano chiare subito, ma addirittura erano chiare nel 68, perché le lotte del 69, va detto, sono state precedute dal contratto dei chimici e dei tessili, che era spostato di un anno, quindi è avvenuto nel 68, con lotte clamorose come quelle del petrolchimico, Porto Marghera o addirittura quello che è, secondo me, un'icona del 1968, cioè la lotta della Marzotto, in cui gli operai e le operaie della Marzotto, tra l'altro in aperta contrapposizione con la burocrazia sindacale, fanno una lotta durissima, abbattono la statua di Marzotto, si scontrano con la polizia e anticipano quindi tutta una serie di, non solo di comportamenti, ma anche proprio di rotture con il proprio col sindacato e col fatto di darsi nella lotta, a partire dalla lotta, un'organizzazione completamente autonoma e alternativa, che sono un'anticipazione di quello che succederà negli anni successivi. Io personalmente, finito quel ciclo di lotte del 69, tranne la parentesi del militare, rientro più o meno con lo stesso trucco, cioè questa volta un trucco diverso, approfittando di un periodo di ferie del capo del personale, sostituito da un capo del personale amico fondamentalmente dei sindacati, vengo assunto dalla Sirti, che era una fabbrica che operava nel settore delle telecomunicazioni. E anche lì c'era un problema importante, perché la Sirti aveva gli uffici nel centro direzionale di Milano, e che diventava una cosa importante nel 73, perché allora il centro direzionale era enorme, aveva un sacco di tecnici e di impiegati, anche quelli con un bassissimo profilo di sindacalizzazione, e però avevano un ruolo strategico, cioè nel senso che bloccare i centri direzionali con gli scioperi durante il contratto era di evidente importanza. E lì infatti fu come tutte le situazioni del contratto del 73, una lotta durissima, con tutti i giorni picchetti, scontri con i comiri, scontri con la polizia, eccetera, eccetera, in un contesto di maggiore radicalità del 1969. Il punto più alto, come tutti sanno, sicuramente fu raggiunto nel contratto del 73 alla Fiat, con l'occupazione della Fiat, con i cosiddetti fazzoletti rossi, gli incappucciati, cioè un livello paramilitare di organizzazione operaia che prese per un certo periodo il comando e il controllo della fabbrica, ma queste caratteristiche furono sostanzialmente abbastanza riprodotte su quasi tutto il territorio nazionale, cioè blocco delle merci, sabotaggi, cortei interni violentissimi, e sono caratteristiche che si diffusero proprio a macchia d'olio in tutto quel periodo delle lotte, e segnarono un orizzonte nuovo. Anche va detto peraltro che in concomitanza avvennero, soprattutto al sud, a Napoli e in altre zone del meridione, avvennero delle esperienze in cui gli operai, a partire dai nuclei organizzati
delle grandi fabbriche diedero l'attacco alle prefetture, cioè portando non solo lo scontro fuori dalla fabbrica, perché questo era già avvenuto, ma sempre legato alla dimensione di lotta capitale lavoro. Qui per la prima volta lo scontro assume come controparte lo Stato e le sue articolazioni fondamentali nei territori. E fu questo che peraltro fece pensare a una ipotizzabile fase nuova, no, della lotta operaia. Al termine di quella stagione di contrattuale del 73, praticamente all'inizio del 1974, per la prima volta entro in una grande fabbrica senza sotterfugi, nel senso che faccio la domanda alla Breda Fucina e mi assume. La Breda in generale non temeva nessuno, a differenza di altre fabbriche, soprattutto per esempio la Falck, in cui sostanzialmente entravi con la lettera di raccomandazione del parroco del tuo paese, della Brianza, della Lodigiano o della Bergamasca, e operava un certo filtro, un certo controllo. La Breda, come dico, non aveva paura di nessuno, anche perché pensavano, male che vada, ti mettevano i forni e poi stavano a vedere se resistevi. Ma comunque avevano anche effettivamente una linea che prescindeva da... probabilmente anche perché, se dobbiamo dirla tutta, nel caso della Breda Fucine c'era la CGIL, la FIOM, che gli garantiva un controllo sociale, cioè che gli ha garantito lungamente un grosso controllo all'interno della fabbrica. Poi questa cosa è andata in crisi, lo vedremo adesso, però al momento era così. Bisogna ricordare che c'erano dei reparti della Breda Fucina, come la Forgia o la Tempera, in cui si parlava allora nel 74 del 98% di operai iscritti alla FIOM. Sono numeri bulgari, cioè estremamente impressionanti. C'è da dire che a tutta questa forza organizzata corrispondevano alcune caratteristiche di sicuro, cioè dispotismo di fabbrica lì non ce n'era, contavano sicuramente i sindacalisti, i capi, c'era una situazione sotto il profilo disciplinare assolutamente non paragonabili ad altre fabbriche. In questo senso quel tipo di cogestione sicuramente funzionava. Le condizioni di lavoro però erano terribili, innanzitutto per l'assoluta arretratezza tecnologica della fabbrica. Il lavoro manuale fisico era assolutamente preponderante ed era massacrante, in condizioni peraltro di nocività elevata, con silicosi, malattie, operai che arrivavano alla pensione e morivano tre giorni dopo. E su questo versante, come dicevo prima, c'era una scarsissima sensibilità, ma onestamente, prima ancora che dei sindacati, era proprio una caratteristica della mentalità operaia, di quel tipo di orgoglio operaio professionale, anche molto maschilista, per così dire, cioè con l'idea proprio della forza fisica, della resistenza. Io ricordo che i primi, secondo, terzo giorno in fabbrica mi misero ai magli, era un lavoro molto pesante e si sprecavano le battute. Io ero sposato, gli operai lo sapevano, e tutto il giorno il ritornello era: stasera con la moglie non ce la fai, stasera non ce la fai, chiama noi che noi dopo due turni di lavoro ce la facciamo, eccetera eccetera. Ecco, questo per dire che tipo di mentalità lignasse lì. Il problema è che anche alla Breda Fucina,
in due reparti, reparti tornerie e reparto soprattutto aste, dove c'era un tipo di lavorazione, torneria no, ma le aste anche con un livello professionale molto più basso, fece irruzione un tipo di classe operaia completamente diverso, ma completamente diverso, ma con delle cose. Il reparto aste fondamentalmente bisogna immaginare che aveva una percentuale, raggiungeva percentuali giornaliere del 40% di assenteismo, a cospetto di una fabbrica in cui gli altri reparti tradizionali andavano a lavorare anche malati, perché sembrava male a un operaio del PC o del sindacato con quelle caratteristiche stare a casa anche quando sei malato, anche perché poi appunto non c'è solo l'orgoglio, c'è anche il fatto, la fabbrica, il suo mondo, la sua dimensione, per cui francamente non sapevano neanche che cosa fare se non andavano in fabbrica. Tutto questo evidentemente è profondamente diverso per gli operai nuovi, in larga parte immigrati, ma comunque con caratteristiche completamente diverse. E da lì, e da quei reparti sostanzialmente, che appaiono, si sviluppano, crescono comportamenti che sono perfettamente allineati con quelli delle officine della Fiat o di altre fabbriche con queste caratteristiche come la Magneti e la Ferromeo, cioè a parte l'assenteismo, l'indisciplina, la messa in discussione dei ruoli, il non accettare nessun tipo di comando né da parte della catena di comando di fabbrica e nemmeno di quella sindacale, cioè farsi i cazzi propri, per dirlo, inizialmente anche con un carattere prepolitico che solo successivamente col dibattito, con le partecipazioni alla lotta acquista anche caratteri più definiti. Non c'è da nascondere che inizialmente molto è anche a questo aspetto di indisciplina poco caratterizzato in termini di classe, ma che però è una bella materia su cui discutere e lavorarci, il fatto che ci sia questo distacco, questa separatezza, questo non riconoscimento di nessun tipo di gerarchia che non sia quella costruita nell'antagonismo e nella lotta. E quindi lì ci sono queste esperienze, stesso esperienze di sabotaggio, esperienze di relativa violenza in fabbrica, soprattutto nei cortei interni e fuori nelle manifestazioni. Cioè, quindi c'è un allineamento purtroppo di una componente minoritaria, perché minoritaria è il peso quantitativo, se non qualitativo, perché poi nelle lotte sono questi che comandano, questo è evidente, ma in generale sono quantitativamente minoritari rispetto alla classe operaia tradizionale, che nelle fabbriche come la Breda, piuttosto che in altre situazioni, effettivamente si rivelerà sempre abbastanza impermeabile e difficilmente staccabile dall'egemonia e dalla direzione socialdemocratica. Nelle lotte, in momenti particolari di tensione, avviene uno spostamento, può avvenire uno spostamento sulle posizioni radicali, ma sul piano della rappresentanza, dell'organizzazione, lì la rottura è molto radicale, mentre in altre fabbriche, sia Fiat, Magneti, cioè, c'è una commistione e non c'è un dualismo e una separatezza così radicale tra nuova classe operaia e classe operaia tradizionale. Diciamo che non solo la Breda fucina, ma meno forse la Breda termomeccanica, sicuramente tutto anche la Breda siderurgica, rimane abbastanza questo due universi che, tranne che nei momenti forti di tensione e di lotta,
riescono, non, difficilmente riescono a incontrarsi e anche proprio a comunicare, perché sono due mondi diversi, cioè voglio dire, per dire una cosa di costume, cioè, nel reparto asse non è infrequente che vedi gli operai che si fanno le canne mentre lavorano. Ora una cosa, il punto di vista medio dell'operaio del PC da Freda Fucina è su uno che si fa le canne e che bisognava mandarlo in Siberia a rieducarlo, tanto per capirci. Quindi siamo ancora ai cappelloni, no? Taisi Cavei, questo tipo di differenze culturali radicali che appunto produrranno il fatto che in queste situazioni la nuova classe operaia, la storia della nuova classe operaia è una storia anche importante, significativa, ma fondamentalmente rimane la storia di una minoranza che non riuscirà mai, come in altre situazioni, poni la Magneti, ad avere l'egemonia sulla fabbrica intera o sulla stragrande maggioranza degli operai, proprio perché fortemente marcate, così, in maniera così consistente, le differenze tra due composizioni che hanno una scarsissima possibilità proprio di comunicazione. È uniche a stare davanti ai cancelli a lottare con i compagni veri, quelli veri. Anche in questo momento l'assemblea si va assottigliando piano piano, questa non è prova di maturità. Ognuno di voi deve essere uomo non perché porta le braghe, ma uomo perché deve avere il cervello, deve avere più responsabilità. Se ci sarà occupazione, occupazione ci sarà anche da parte nostra, collaboreremo con tutti quanti voi. Notte e giorno se è il caso, ma tutti quanti insieme. Non ho più. Fratelli, le donne, andavano in cucina, lotteranno duro, in officina. Agnelli, le donne, andavano in cucina, lotteranno duro, in officina. Beh, naturalmente dentro questa situazione, oltre a il livello di massa, la partecipazione, c'è le lotte, i nuovi contenuti, le nuove forme di lotte, e comincia, si manifesta e comincia a manifestarsi presto anche un problema di rappresentanza e di auto-organizzazione di organizzazione diversa. Questo fu vero anche nel 73 alla Sirti, in cui si creò il collettivo operaio e tecnici, e anche alla Breda, anche se non, francamente non raggiunse mai né numericamente né qualitativamente un ruolo paragonabile a comitati operai o assemblee autonome di altre fabbriche, però si creavano queste forme di organizzazione autonoma che avevano necessariamente una loro consistenza e una visibilità soprattutto durante le lotte, sia dentro la fabbrica che nelle manifestazioni, quello anche in maniera vistosa, perché il modo di essere organizzati, l'uso dei bastoni, c'è la bandiera rossa piccolina così, il bastone grande così, i cordoni, e c'è quindi il dare alcune caratteristiche anche di alterità visibile sotto il profilo, diciamo, militante, con un ruolo che sicuramente aveva all'interno della fabbrica sul piano delle lotte. C'è un episodio però molto importante e abbastanza indicativo che riguarda per esempio le Brede, cioè nel 1974, durante il sequestro Sossi, il sindacato ordinò una serie di scioperi, 2 ore di sciopero contro il terrorismo, e con assemblee generali
a gruppi di fabbriche, non solo fabbrica per fabbrica, perché io ricordo che noi partecipammo all'Ercole Marelli, per cui la Breda Fucina, la Termo e l'Ercole Marelli fecero le due ore insieme. Lì ci fu evidentemente un grande dibattito, un grande casino su questa cosa. Io venni attaccato anche personalmente con nome e cognome da un esponente sindacale per la verità del PSI, nel suo intervento sul palco mi indicò come uno dei terroristi che avevo a che fare con le cose di cui si parlava. Devo dire a onore suo e eterna memoria che proprio Antonio Pizzinato intervenne successivamente per dire: Chicco lo conosciamo tutti, sarà una testa di cazzo ma è uno di noi. Ma soprattutto il dato fondamentale è che poi su mozione presentata da noi, dai compagni più o meno autonomi del comitato che c'erano lì, passò la nostra mozione per cui dovevano essere due ore di assemblea retribuita invece che due ore di sciopero. Questo la dice estremamente lunga, cioè il fatto che nel 1974 ancora esisteva un'agibilità politica possibile che in certi momenti si manifestava addirittura sul piano dell'opinione come maggioritaria. Ovviamente chi ha votato per le due ore di assemblea retribuita non è che erano d'accordo con il rapimento Sossi, questo mi sembra banale, è inutile dirlo, ma non erano neanche poi d'accordo con la linea che portavo io in fabbrica, ma consideravano, non il rapimento Sossi, ma quello che noi rappresentavamo in fabbrica comunque come un'opzione politica possibile o comunque con la quale discutere, non come un nemico da isolare, da cacciare o da farci lo scontro contro, perché poi lì in fabbrica, soprattutto la componente di destra della FIOM, aveva trasformato la discussione sul rapimento Sossi sulla discussione di noi in fabbrica, e su questo sono stati fottuti, perché poi la maggioranza degli operai diceva: possiamo non essere d'accordo, saranno anche delle teste di minchia, ma sono operai come noi e soprattutto quello che esprimono è una linea che ci sta dentro. Poi, se è d'accordo o non si è d'accordo, con gradi di accordo diverso, con una solidarietà solo sulla lotta, ma comunque diciamo veniva riconosciuto un diritto di presenza, di internità e di manifestazione di quel tipo di posizioni. Se noi pensiamo a cosa diventeranno poi le fabbriche nel giro di pochissimi anni, stentiamo a credere o a capire che possano essere avvenuti episodi di questo tipo. Eppure in quel periodo ancora c'era quindi un livello di agibilità politica, di riconoscimento di queste posizioni che circolavano assolutamente liberamente dentro la fabbrica ed erano riconosciute come plausibili, ancorché evidentemente non tutti erano, e neanche la maggioranza, neanche molti potevano essere d'accordo, ma comunque era una componente riconosciuta. E naturalmente accanto alla militanza in fabbrica, che era preponderante, c'era anche l'aspetto della militanza politica più generale. All'inizio degli anni 70 a Sesto San Giovanni si gravitava un po' tutti attorno a un'organizzazione che si chiamava Circolo Lenin, che era abbastanza radicato sia in alcune fabbriche, già allora la Magneti Marelli,
anche se soprattutto tra gli studenti, non solo i serali, anche in questo caso gli studenti diurni, soprattutto l'ITIS e i geometri, molto meno al liceo. E che era un gruppo fondamentalmente appartenente alla galassia dello schieramento operaista, fondamentalmente. Io successivamente entrai in lotta continua nel 72, verso la fine del 72, fondamentalmente affascinato proprio dalla qualità dell'organizzazione operaia che aveva lotta continua in alcune grandi fabbriche, soprattutto a Torino e a Milano, l'Alfa, eccetera, e considerandola un punto d'approdo più importante, in grado di superare una dimensione localistica e particolare come quella del Circolo Leni. Evidentemente in lotta continua c'erano echi di un dibattito, vabbè, intanto politicamente più avanzato, ma anche su temi estremamente scabrosi, per così dire, come la questione della forza, che era l'eufemismo con cui sostanzialmente si veniva a definire il problema dell'organizzazione paramilitare o anche apertamente paramilitare, sempre pensata fondamentalmente come sviluppo e accelerazione, radicalizzazione dei servizi d'ordine, cioè sempre pensata comunque come profondamente radicata nelle situazioni di lotta, non solo operaia, nei quartieri, perché poi accanto alla lotta operaia e certe volte in maniera coincidente c'erano le lotte sui territori, perché va bene, c'erano le occupazioni, ma c'erano anche le tematiche legate, non so, l'autoriduzione o la riappropriazione, che sicuramente acquisterà una forma più matura e di massa in anni successivi, dal 75 al 76, ma che comunque era prefigurata anche in precedenza, e sono tutte forme di lotta che riguardano la classe operaia, perché gli episodi di riappropriazione, le spese proletarie, erano veramente spese proletarie, nel senso che venivano avvisati di trovarsi a tal ora alle casse coi carrelli pieni gli operai delle fabbriche, dopodiché si faceva l'irruzione, gli operai scappavano fuori coi carrelli e avevano risolto il problema dell'approvvigionamento per una settimana o 10 giorni, e c'era una partecipazione notevole proprio di, quindi questi aspetti di discussione erano presenti anche all'interno della fabbrica, addirittura con partecipazione operaia diretta, per dire che non c'era una separazione, cioè che non finiva tutto nel confine del reparto o nell'orizzonte del reparto. E in lotta continua c'erano queste discussioni sulla forza, sulla necessità di organizzarsi, come dicevo all'inizio, un'accelerazione fortissima fu l'occupazione della Fiat, i fazzoletti rossi della Fiat, gli assalti alle prefetture, come lì perché da quel momento si cominciò a ragionare sul fatto che esistesse una maturità operaia, ovvero una componente ancora minoritaria, ma che tuttavia era in grado nei momenti di lotta di esprimere una reale egemonia su un settore di classe operaia molto più larghi di se stessa, e che fosse disponibile appunto sul terreno della forza, dell'auto-organizzazione e del comprendere che il livello di scontro, che ormai si stava spostando concretamente, non in termini ideologici, rivoluzionari, ma in termini materiali, a partire dal reparto, in termini di potere, perché la forza operaia era cresciuta talmente tanto da configurarsi nelle grandi fabbriche l'esistenza di un dualismo di potere, che era una situazione che ovviamente impensabile potesse
durare nel tempo. Alla fin fine un potere doveva avere la supremazia sull'altro, non era pensabile che potesse durare, e che quindi ci fosse un problema di attrezzarsi a fronte a una radicalizzazione dello scontro necessitata, al di là della volontà soggettiva persino, era un'idea che in qualche strato anche consistente di operaio si faceva largo. Ora, su questo tipo di dibattito va in crisi non solo Tocontina, tutti i gruppi, lo stesso potere operaio, fondamentalmente perché c'è anche una retratezza, una incapacità di affrontare in termini nuovi la situazione che si sta profilando e che richiede dei salti trasformativi a livello generale, in termini politici, in termini personali, in termini di militanza. Cioè, fondamentalmente si fa in una fase in cui non è più la fase in cui vai, dai volantino, fai lo scontro in fabbrica, cioè comincia a essere richiesto anche qualcosa di diverso, e su questo evidentemente tutti sono chiamati a misurarsi, e lì avvengono poi delle scelte che avvengono. A volte non sono scelte personali, sono scelte anche collettive, perché ci sono interi gruppi, cioè da Lotta Continua a Sesto San Giovanni usciamo in una ventina tra Capodanno del 73 e l'inizio del 74, su un'ipotesi proprio di questo tipo, di cominciare a ragionare su un'introduzione di elementi di organizzazione anche apertamente illegali e paramilitari o militari, da offrire come strumento alle lotte di massa. Succede che più o meno in quel periodo, in più punti, in diverse situazioni, maturano gli stessi intendimenti, ed è fondamentalmente il processo poi di formazione della cosiddetta autonomia operaia, no? E si comincia a essere le prime manifestazioni nella quale ci si vede, ci si incontra più o meno sulle stesse posizioni, con le stesse disponibilità, con la stessa volontà di fare delle cose. Mano a mano la situazione cresce, fino a c'è un momento topico, le giornate d'aprile del 1975, in cui se l'elemento scatenante è un elemento legato al fascismo, perché c'è un fascista che spara e muore un compagno, in realtà poi il modo in cui le forme allora embrionali o già sviluppate dall'autonomia operaia prendono la piazza e praticano la piazza va sicuramente al di là dell'elemento antifascista. Io ricordo anche proprio biograficamente, mentre ciò che ancora sopravviveva dei gruppi extraparlamentari durante le giornate d'aprile si prefissavano rigidamente al massimo di praticare degli obiettivi antifascisti, ci fu uno scazzo violentissimo al limite dello scontro fisico con l'avanguardia operaia, perché noi proprio di Sesto, in quel contesto, attaccammo a bottiglie molto l'Istituto delle Case Popolari, dando continuità appunto a un elemento delle lotte di massa operaie e proletarie di quel periodo, che era il rifiuto di pagare gli affitti, le bollette, eccetera, eccetera. La piazza si configurò proprio come un elemento di forza, di contropotere della serie: beh, oggi comandiamo noi, decidiamo noi dove andiamo, cosa facciamo, come lo facciamo. E infatti, a parte obiettivi antifascisti, furono colpiti i giornali. Noi assaltammo il Corriere della Sera, il Giornale, mi sembra, non mi ricordo, ma aprendo anche una divaricazione poi insanabile col resto della sinistra extraparlamentare. Da quel momento in poi
Io smetto di lavorare in fabbrica perché il nuovo tipo di militanza richiede un impegno diverso a tempo pieno con altre caratteristiche, non ultima quella che la presenza in fabbrica cominciava a diventare pericolosa dal punto di vista della conoscenza della repressione e della possibilità quindi del controllo, della cattura. Fondamentalmente nel 75 mi rendo irreperibile, non ho mandati di cattura ancora, però ho segnalazioni, denunce, cose, e quindi scelgo di muovermi in una semiclandestinità che poi è relativa, perché ancora nel 76 capitava che facevamo irruzione nella mensa dei dirigenti della Magneti Marelli, ci sedevamo ai tavoli a mangiare assieme alle compagne e ai compagni impiegati della Magneti Marelli, naturalmente senza pagare, e nessuno ci diceva niente, perché ancora a quei tempi avevamo, come dire, un ruolo che non era legato alle nostre caratteristiche soggettive, cioè nel nostro essere i bulli, no? Ma per il fatto di avere alle spalle la classe operaia della Magneti Marelli che ci dà la copertura, evidentemente. Quindi era una semi illegalità, insomma, però fondamentalmente da lì cambiò completamente la mia vita, che cominciò quindi a essere molto meno, anzi, a non essere più legata al mondo, cioè materialmente la presenza in fabbrica, ma a una militanza di tipo diverso. Ha ha ha! Eto to vam je!